Quest'oggi ci troviamo a Colmurano, siamo nell'entroterra maceratese, qui per scoprire un vino molto particolare in una delle cantine più conosciute della zona. Seguiteci! Siamo in compagnia di Leonardo, tu sei tutti i giorni in mezzo ai campi. Io mi occupo della parte che riguarda le varie fasi del vigneto, che vanno dall'inizio della stagione, che è la potatura, quindi invernale, potatura del secco, poi la gestione del verde. Alle nostre spalle c'è chi sta lavorando. Sì, la potatura deve tenere in considerazione il rispetto naturale della pianta. Grazie Leonardo, adesso andremo a conoscere ancora più da vicino quello che è il passaggio successivo. Andrea, abbiamo conosciuto tuo fratello Leonardo nei campi e adesso ci spostiamo invece in questa ala della tua azienda dove avviene la prima lavorazione, il primo trattamento con la vasca che c'è alle nostre spalle. Ci troviamo nell'area tecnica dove andiamo a lavorare le uve che provengono dal vigneto, quindi proprio in questo convogliatore che ora ti faccio vedere. Andiamo a versare il raccolto e da qui parte tutta la lavorazione, quindi va nei vari macchinari che ora andiamo a vedere. Qui avviene la classica spremitura delle uve per ottenere quindi il mosto. Di fronte alla pressa abbiamo invece quest'altro macchinario. Si tratta di una diraspatrice, che è una macchina che toglie l'acino dal raspo. Ovviamente l'acino semi spaccato scende e viene portato poi in cantina di vinificazione. Qui avviene tutta la vinificazione, quindi il processo che va da mosto a vino, tutta l'intera fermentazione, ovviamente controllata anche in termini di temperatura. Finita la fermentazione inizia un po' la fase di affinamento, quindi ogni vino fa il suo percorso. Alcuni vini vanno in legno, alcuni vini vanno in cemento, altri invece rimangono in acciaio inox. Andiamo a conoscere quelli che restano all'interno delle botti in legno. Sì, va bene, andiamo. Qui ci troviamo di fronte alle nostre tonneau da 500 litri ognuna. Al loro interno avviene l'affinamento abbastanza lungo dei nostri principali rossi. Questo è un lavoro che va avanti per la tua famiglia dal 1962. Tu che sei giovanissimo hai preso le redini di questa azienda. Sono cresciuto giocando anche tra le botti, quindi non potevo scegliere altro, perché secondo me siamo in un settore fondamentale e molto importante soprattutto per la regione Marche. Qui facciamo l'affinamento in cemento, facciamo sostare insieme ai propri lieviti i vini più importanti, tra questi il nuovo nato, il Camurena, che prende proprio la strada di quello che sarà un riserva. In quest'area andiamo a mettere in bottiglia i nostri vini per poi prepararli alla vendita. Qual è la produzione che riesce a sostenere? Siamo nell'ordine di 100.000 bottiglie. Una importante fetta di mercato l'abbiamo all'estero. Questa è una bottiglia di spumanti che vede una lavorazione completamente artigianale qui all'interno della nostra cantina. È una tiratura di 252 bottiglie, infatti questa è una bottiglia che viene presa in mano da noi tantissime volte nel suo processo di lavorazione. Abbiamo quattro bicchieri e non è una casualità, perché oggi in tavola con noi ci saranno degli ospiti che andremo a conoscere a breve, ma nel frattempo siamo molto curiosi di provare questo Ribbona. Siamo arrivati in tavola per assaggiare il tuo prodotto insieme a quelli che sono i prodotti tipici maceratesi, e c'è il nostro sommelier Mirko Salvatori e c'è il direttore responsabile di Picchio News, Guido Picchio. Questo è un maceratino Ribbona in purezza. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per avere un'esplosione di profumi tramite una lavorazione in assenza di ossigeno e una maturazione solamente in acciaio inox. Il Ribbona ci pulisce il palato, quindi in bocca abbiamo una gradevole sensazione. Possiamo metterlo con una bella galantina, con un pezzettino di formaggio, quindi è polifunzionale proprio per sia l'aperitivo che da tutto pasto. È arrivato il momento di provarlo.
Ora quella che vi faccio assaggiare è la Ribona l'ultima annata. Stiamo parlando di un'annata 2019. Qui andiamo a affinare per 8 mesi in vasche di cemento, dopodiché altri 5 mesi in acciaio inox, lo imbottigliamo e ulteriori 5 mesi in bottiglia. Lo prepariamo a quello che sarà una riserva. Con cosa possiamo abbinarlo? Il Camurena cresciamo un pochettino di qualità. Scendo di qualità andiamo a mettere un piatto un pochettino più complesso. Mettiamo un cannellone di carne. Ho una sensazione piacevole in bocca. È un vino di una buona gradazione alcolica, con dei bei profumi di fiori maturi e di frutta molto, molto matura. Con Andrea e Leonardo abbiamo scoperto i sapori e i profumi del Ribona, una delle eccellenze del territorio maceratese, di cui di settimana in settimana continuiamo ad innamorarci.